mattina mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Una mattina mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato un fascista. Una mattina mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato un tedesco. Una mattina mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina ti ho incontrata e ti ho lasciato un bel fiore. Poi le dissi, se io muoio. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire su montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di quel fiore. Era il fiore di resistenza. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Era il fiore del partigiano, morto per la libertà. Era il fiore della speranza e della nostra libertà. Era il fiore del partigiano, morto per la libertà. Il presidente del CNN piemontese è il 6 maggio del 1945 e Piazza Vittorio a Torino è gremita. Antonicelli sale su una pedana e si avvicina a un microfono rudimentale. L'occasione è storica. Sono i giorni che seguono la liberazione della città e di tutta l'Italia dal nazifascismo. E Antonicelli si rivolge ai piemontesi con un famoso discorso. Io vi rivolgo infine il ringraziamento del Comitato e per mezzo suo di tutto il popolo del Piemonte. Sappiano le vostre famiglie che dovunque è un partigiano, lì è il cuore del paese. Lì è l'onore presente, la speranza e la fiducia nel futuro.